Amici di Punta Ortona, ci troviamo allo stadio comunale dove si sta giocando la partita tra Ortona e San Salvo e la gara 1 per gli spareggi playoff che consente l'accesso all'eccellenza. Accanto a noi il top commentatore di Ortona Notizie, Americo Gizzi. Una bella Ortona, sta vincendo per 1-0 con un gran gol di Ibra. Salve a tutti, la gara è una gara assolutamente combattuta, l'Ortona sta stringendo i denti in questo finale del primo tempo, è riuscita ad andare in vantaggio con un gioco accorto, chiuso in difesa, un bel centrocampo solido, un Ibra vivace in attacco e è riuscita a passare in vantaggio con un gran gol. Però anche il ritorno del centrocampista Lichowski sta dando i suoi frutti, certo, dopo un lungo infortunio. Non solo sta dando mano al centrocampo, ma è stato anche efficace, perché l'1-0 è stato proprio siglato da lui. Certo, adesso il San Salvo sta attaccando. Il nostro portiere ha fatto un miracolo, adesso sta battendo una punizione, quindi la partita è aperta, però l'Ortona è ben messa. L'Ortona gioca anche in casa, manca quasi ancora un tempo completo per finire questa gara molto importante che in qualche modo racchiude tutto il campionato svolto dall'Ortona con molti infortuni, diciamo che c'è stata anche un po' di sfortuna. Sicuramente sì, l'Ortona come organico è assolutamente di categoria superiore, il problema è che purtroppo quest'anno, come mi dicevi tu, ha avuto una serie di infortuni che insomma a livello diciamo numerico è stato abbastanza clamoroso. Devo dire che abbiamo fatto il nostro campionato vero da un certo punto in poi, perché se noi andiamo a calcolare, devo dire, quando c'era l'ex allenatore, come eravamo combinati, eravamo una squadra al di sotto della mezza classifica. Comunque, nonostante tutto, l'Ortona è riuscita a recuperare, sta giocando bene, adesso è a pieno organico e quindi, però ripeto, questa partita è delicatissima perché il San Salvo è vivo. Emiliano Osti, organizzatore del tifo giallo-verde, che partita sta vedendo lei oggi? Ho visto che il San Salvo è venuto per vincere qui, però la squadra sta giocando bene. Ha subito delle azioni, meno male che non hanno pareggiato, sennò la situazione era critica. Però stato bravo anche il nostro portiere, ma sì, soprattutto il nostro Coloredo, sì, ha fatto un bellissimo gol. Sì, almeno siamo tornati al comunale e abbiamo riavvivato una partita come vecchi tempi, con le due tifoserie, che anche siamo tornati alla vecchia dopo 2 anni di pandemia. Ce la farà l'Ortona a vincere questa gara? Abbiamo 2 risultati su 3, siamo favoriti sulla classifica, come stiamo mo, l'80% e loro hanno il 20% di possibilità, che devono vincere assolutamente. Ti è piaciuto il comportamento dell'Ortona, l'atteggiamento tattico? No, la squadra si è allenata bene, io mo in settimana ho contattato degli amici, li ho visti, stanno col caldo, sicuramente sono un po' più affaticati, però la squadra sta a giocare bene. Alessandro Pelusi, tanta sofferenza, l'Ortona ce l'ha fatta. Finalmente, no? È stata una partita veramente da cardiopalma, io come mi vedete sono senza voce perché a furia di richiamare i difensori non ce l'ho fatta più, quindi meritata, quando nei momenti importanti siamo stati lì, quando c'era da chiuderci in difesa ci siamo chiusi e quando c'era da essere incisivi siamo stati incisivi. Quindi cosa è accaduto all'Ortona nel secondo tempo? Un po' fiacca? Nel secondo tempo siamo un po' calati fisicamente, comunque è andata tutto bene. Tutto sommato sì, abbiamo fatto una buona prestazione. Giovanni Martelli, un grande successo, ma lei oggi ha lavorato doppia. Oggi è stata una partita dura, c'è da fare i complimenti al San Salvo che ha fatto veramente una grande gara, non ha mollato nulla. È stata una bella partita, siamo contenti per il pubblico, non si vedeva lo stadio pieno da un sacco di anni e speriamo di riempirlo ancora nelle prossime partite e di portare avanti il nostro obiettivo, che è quello che ormai conoscete tutti,
speriamo di farcela, insomma, anche dalla porta. Due squadre alla pari, ma l'Ortona ha avuto qualcosa in più nel finale. Io credo che alla fine sia venuta fuori la nostra qualità superiore. Dispiace non averla chiusa prima, perché abbiamo sbagliato tanto alcune ripartenze, abbiamo concesso qualcosa di troppo lì dietro e poi giustamente la squadra avversaria ti punisce. Adesso siamo contenti. Certamente. Arriva il Miglianico. Arriva il Miglianico, una squadra forte, dovremo sicuramente fare una grande partita e speriamo che il pubblico ci dia una mano come è successo oggi. Paolo Savini, una bella vittoria, sofferta, ma alla fine un successo meritato. Normale, quando si arriva a questi livelli, poi le partite sono tutte di sofferenza. Mettici anche il caldo che ha fatto, poi venivamo anche con 5-6 giocatori che prenderanno dopo 2 mesi, quindi sicuramente abbiamo patito la seconda parte della gara, ma poi siamo riusciti nei tempi supplementari a ricompattarci e fare due buoni tempi supplementari. Una partita che ha onorato il calcio. Certo, speriamo di poter arrivare fino in fondo, perché questo ce lo siamo posti al minimo, sono arrivato in questa squadra. Adesso vediamo la prossima. Adesso un giorno di riposo e poi si penserà al Miglianico. L'Ortona Calcio ha qualcosa di Mattia Granata, la grinta. La grinta. Mattia, l'Ortona è trovata da dover affrontare questi playoff purtroppo, facendo comunque un ottimo campionato. E quindi niente, abbiamo dato il massimo tutti i ragazzi. Quelli che... Chi la dura la vince? Sicuramente è stata una partita difficile, questa è una squadra tosta, senza dubbio è una squadra tosta. È dimostrato sia nelle due partite che abbiamo giocato in campionato, l'ha dimostrato anche oggi. L'Ortona non ha paura delle grandi sfide? Assolutamente no, squadra organica è molto valido. Per la prima volta in questa stagione il mister aveva l'imbarazzo della scelta, anche se qualcuno come me, come Di Donato, è rientrato da solo pochi giorni in gruppo, ma comunque adesso il cammino è ancora lungo. E non so con chi dobbiamo giocare, ma affronteremo le squadre sicuramente con questa tenacia che ci ha contraddistinto per tutto il campionato. Rocco Iorisci, presidente dell'Ortona Calcio, la prima gara è andata bene. Sì, è andata bene, ma quanta sofferenza, troppa sofferenza. Bisognava chiuderla prima, però è andata bene così. Andiamo avanti. Due grandi squadre alla pari si sono affrontate a viso aperto, alla fine l'Ortona ha avuto qualcosina in più. Cosa secondo lei, presidente? Ma guarda, ti dico, noi il primo tempo abbiamo giocato meglio, il secondo tempo ci siamo un po' adagiati e quindi è uscito fuori il San Salvo, poi alla fine anche il piazzamento migliore ci ha dato una mano e poi abbiamo segnato proprio all'ultimo secondo, vuol dire una grande voglia di vincere la gara. Nel frattempo stanno recuperando gli infortunati. Sì, oggi ha giocato dall'inizio Ligoschi, Di Donato un quarto d'ora, 20 minuti, e comunque va bene così, quando si vince va bene, va sempre bene. Carlo Luciani, vicepresidente dell'Ortona, lei ci credeva in questa vittoria? Sì, noi ci crediamo sempre, ci credevamo dall'inizio del campionato, quindi man mano stiamo andando avanti, si è prolungata più del possibile la cosa, infatti pure oggi ai tempi supplementari, all'ultimo minuto dei tempi supplementari l'abbiamo risolta, anche col pareggio ci andava bene, però va bene, va benissimo. Ha avuto un po' di paura nel secondo tempo quando l'Ortona ha avuto un calo fisico? Sì, è una finale, le finali sono, cioè, un episodio ti può risolvere la partita in qualsiasi momento, loro hanno avuto qualche episodio, è stato bravo il nostro portiere, ha fatto delle parate eccezionali, quindi va bene. L'esperienza alla fine ha avuto la meglio? Assolutamente sì, grazie. L'Ortona Calcio ha superato con il risultato di 2-1 il San Salvo nella gara 1 dei play-off. Una partita bella, sofferta da ambedue le compagini. Alla fine ha avuto la meglio l'Ortona, forse è stata la squadra più esperta. Alla fine ha messo in campo tutti gli uomini disponibili. L'allenatore dell'Ortona, Savini, ha giocato tutte le carte, alla fine ha avuto anche un po' di fortuna. Adesso si passa alla gara 2, domenica prossima arriverà qui al Comunale il fortissimo Miglianico che ha battuto per 3-0 la Casolana. Tommaso Tucci, Edoardo Di Pierro per Punto Ortona.